questo è un momento, i momenti letterari, secondo me sono i momenti migliori per ciascuno di noi. Noi siamo abituati nella società odierna a vivere più delle immagini, a vivere di ciò che vediamo nel computer, di ciò che vediamo in televisione, di ciò che ci viene trasmesso. Questo, almeno a detta di alcuni psicologi, purtroppo ha svalorizzato la capacità del nostro cervello di creare delle immagini, di evocarle, leggendo un libro. In passato, la possibilità di evocare delle immagini leggendo solo delle parole senza figure dava la possibilità ai giovani di allargare l'immaginativo e la percezione. Oggi invece tutto ciò che si vede, tutto ciò che è già stabilito, fa sì che la fantasia non venga più sviluppata. Ecco perché quando ci accostiamo a dei testi, quando leggiamo dei libri, è importante capire che cosa evocano in ciascuno di noi. Il libro rimane sempre il miglior amico dell'uomo. E io chiaramente non sono conforme alla generazione attuale che legge i libri, gli ebook, no? Dall'iPad. Io preferisco possedere il libro. Possedere il libro perché nel libro noi ci mettiamo delle notazioni, ci mettiamo l'informazione di quando lo compriamo, l'informazione di che ambito, in che ambito è stato acquistato. Quindi in questo senso il libro diventa sempre importante, importante per ciascuno di noi. Allora, la presentazione del libro di Maurizio De Giglio, Filtri d'amore, è un momento che ci fa evocare delle immagini che nella nostra mente assumono degli aspetti quasi onirici. Maurizio De Giglio è nato a Bari il 3 novembre, non diciamo l'anno. Possiamo dire, vabbè, ma non lo diciamo. Durante gli studi universitari entra nel Centro Universitario Teatrale di Bari, diretto da Pasquale Bellini. E dall'82 all'87 partecipa come attore alle sue produzioni teatrali. Con la compagnia La Différence, diretta da Elvira Maizzani, partecipa come attore allo spettacolo La Guardia alla Luna di Bontempelli. Si laurea in giurisprudenza presso l'Università Aldo Moro di Bari e svolge la professione forense. Collabora alla rivista dei giovani avvocati di Bari e come freelance scrive sul quotidiano di Bari e sulla rivista di attualità culturale Radar Levante. Abilitato all'insegnamento del diritto, specializzatosi nel sostegno agli alunni disabili, attualmente insegna presso l'Istituto Superiore Secondario Colasanto di Andria e dal 2016 cura una rubrica sulla disabilità sul quotidiano online www.davitonto.com. Ed è un blogger, infatti il suo blogger è il Notturlabio, No, un po' difficile. difficilissimo, Notturlabio. E allora, grazie Maurizio di essere qui con noi ad Andria, io direi che facciamo un bel applauso, come dite? Questo libro è veramente un piccolo gioiello, vedete qui, ed è articolato in 8 racconti. Questi racconti si snodano con eleganza e hanno degli sguardi introspettivi carichi di suggestioni quasi oniriche. Sono 8 racconti che si leggono velocemente perché sono come tanti piccoli affreschi di un castello che suscita il desiderio e la curiosità di scoprire. Il primo racconto, L'imboscata, noi vediamo che l'umano e l'invisibile in questo racconto si intrecciano strettamente. Infatti all'inizio c'è una frase: era un giorno chiaro, di quelli dove il sole pareva illuminare anche l'invisibile. Ci fa pensare a quei pomeriggi immoti d'estate, dove il caldo, il cielo azzurro, quel profumo nell'aria di erba, ci fa percepire un'altra realtà, diversa da quella materiale che noi percepiamo,
come se le cose materiali, ciò che ci circonda, non possa contenere l'immateriale, ciò che percepiamo come qualcosa di invisibile ma che non riusciamo a vedere. Infatti nel racconto l'invisibile, nel racconto L'imboscata, il primo racconto, l'invisibile è dato dalla maga che praticava la magia con degli intrulli nel limite della foresta, e il soldato che faceva parte di quel drappello di coraggiosi, coraggiosi perché hanno dovuto affrontare un ambiente diverso, ma nello stesso tempo noi del sud li abbiamo visti come gli invasori. Noi sappiamo che il Piemonte ha privato l'Italia del sud di tantissimi tesori, anche delle nostre ricchezze. Oggi noi ci sentiamo quasi alla deriva, il nord sembra che sia l'Italia che lavora, l'Italia industriale, e non ci rendiamo conto che noi nel sud avevamo le prime industrie. In Puglia, dove risiedeva la corte di Federico II, esistevano già gli automi, quando in Sicilia esistevano le fontane che si mettevano in moto automaticamente, i giochi di corte, le romanze, quando al nord, in Lombardia, addirittura c'erano ancora dei pagani, potremmo definirli così, che scaldavano la carne fra le cosce prima di mangiarla. Quindi noi abbiamo una cultura molto antica. E quando sono arrivati i piemontesi, a cui allude questo racconto, loro non riuscivano a capire la lingua, non riuscivano a capire quel segreto che fa parte della nostra cultura, che chiaramente non è la magia, perché diciamo la magia ha chiaramente dei correlati negativi, ma magia intesa in senso lato, cioè la magia del posto. Se voi ci pensate, alcuni pomeriggi d'estate, quando c'è il sole, c'è quel caldo, c'è il sole che illumina quelle case imbiancate a calce contro l'azzurro del cielo, ci viene da pensare che ci troviamo in un posto al di fuori del tempo. In questo racconto l'invisibile ci fa anche pensare a un altro ambito. Se voi pensate nel racconto biblico dell'Antico Testamento, noi abbiamo il profeta Elia che dice ad Eliseo: Signore, aprigli gli occhi, perché Eliseo era spaventato dall'avanzare di questo esercito. E allora nel momento in cui dice Eliseo: guarda, guardati attorno, vedi perché io non tremo, Eliseo si guarda attorno e vede delle schiere di angeli che prima non vedeva. Quindi c'è questo intreccio stretto fra il mondo naturale e il soprannaturale, questo esercito, queste schiere di angeli pronti a difendere Israele. E questo è ciò che noi viviamo anche dal punto di vista della fede, no? Quando noi diciamo il già e non ancora, è proprio questo confine fra ciò che vediamo e ciò che non vediamo, ma che sappiamo esistente. E in questo racconto di Maurizio noi leggiamo proprio di questo invisibile che a un certo punto, attraverso la percezione, diventa visibile. Infatti ci sono delle parole veramente suggestive. Tutto era inaccessibile laggiù: la foresta, il linguaggio, l'anima di quella donna, la minestra che bevevo. E questo porta il soldato a pensare di essere anche lui soggetto al destino. Ma esiste un destino? Penso che possesso. Ricordo bene, era l'imboscata. Sì. Ti serve il microfono? L'imboscata. Eravamo da vari giorni sulle tracce del brigante C, in mezzo a un mare di monti brulli e bruciati dal sole, in un paesaggio monotono e stranamente silenzioso. Non vi erano animali che potessero ravvivare quel deserto. Bianchi e lontani i paesi, ciascuno posato su cucuzzoli isolati, con mura sgretolate da infinite invasioni. Le argille e le grotte dei briganti ci circondavano. Passavamo in avvallamenti con stradine strette che ci costringevano a procedere lentamente. Ponti non ce n'erano, soltanto resti di quelli crollati. Nessuno li aveva ricostruiti.
Quando attraversammo l'ultimo avvallamento, tirammo un sospiro di sollievo. Era un giorno chiaro, di quelli dove il sole pareva illuminare anche l'invisibile. Il vento africano bruciava la terra e il sudore inondava le nostre divise. Comandavo un drappello di 10 uomini. Dovevamo perlustrare la zona dove si nascondeva il brigante. Eravamo finiti in un territorio che non conoscevamo. Le mappe erano improvvisate. Inseguivamo i ribelli che erano scampati ad una nostra imboscata, a seguito della quale avevamo ucciso la gran parte della banda. Ma i compagni lo avevano protetto nella fuga con un fuoco di sbarramento che le aveva consentito di allontanarsi dal luogo del conflitto a fuoco. Riuscimmo ad avere la meglio dopo una tremenda sparatoria. Qualcuno dei nostri era caduto. Per non far catturare il loro capo, resistettero fino alla morte. Non sapevamo se fosse scappato da solo o con qualche suo uomo fidato, ma in realtà non sapevamo neanche che faccia avesse. Non avevamo alcuna descrizione del suo viso e della sua corporatura. Non potevamo contare sull'appoggio della popolazione, che ci considerava stranieri. La gente parteggiava per i briganti, e se non l'avessimo preso in quel momento, avrebbe potuto ricostruire la banda. Il caldo e le zanzare ci torturavano. Procedevamo a passo d'uomo. I cavalli erano già stremati e a breve avremmo dovuto fermarci. Avanzavamo senza parlare tra di noi, in fila indiana. All'inizio del pendio di un monte dove la boscaglia si infittiva, ci fermammo. Finalmente trovammo un po' di frescura. Questo racconto mi suscita un sacco di ricordi, perché in effetti l'ho scritto diverso tempo fa. Nasce dal mio interesse giovanile, proprio ero già al liceo, quando mi interessai agli studi di Ernesto De Martino, che oggi è quasi dimenticato. Negli anni 70 era diventato quasi a sua, voglio dire, contro la sua stessa indole, che era molto riservata, era diventato quasi una star, pur essendo un antropologo, cioè uno che ha studiato la cultura meridionale, focalizzando proprio queste tradizioni magiche, dell'uso della magia da parte delle realtà contadine un po' sparse nel sud Italia. Quello che diceva Porzia, cioè che i piemontesi, insomma, si comportarono da colonizzatori, però dobbiamo, siccome a me non piace poi prendere posizioni quasi campanilistiche, c'è da dire che in effetti nell'entroterra, proprio sia napoletano sia della nostra Puglia, calabrese, lucano e siciliano, queste pratiche magiche, cioè dei filtri d'amore, delle fatture contro l'invidia del vicino, cioè se il vicino era invidioso, si andava dal... Si è rivolto di là. No, era genetico. Ci si rivolgeva a questi... queste maghe, perché prevalentemente erano donne, che facevano queste fatture contro l'invidia del vicino. Se la fattura non funzionava, qui è l'aspetto un po' comico della cosa, si faceva la controfattura per sbloccare la situazione, diciamo così. E questo però De Martino ovviamente gli interessava l'aggancio alla grande, cioè all'antichissima tradizione di queste pratiche, che affondavano le sue radici nella, proprio prima dell'epoca pre-greca addirittura, proprio delle civiltà italiche, prima che arrivassero i greci a colonizzare il sud Italia. E quindi quando i piemontesi arrivarono e si trovarono di fronte a questa realtà, la loro reazione fu di uomini moderni che si sentivano superiori. È come quando noi andiamo, pure i nostri soldati in Afghanistan, probabilmente
si comportano nella stessa maniera, potrebbero, non abbiamo notizie, gli americani sicuro si comportano così. Quindi c'era questa, però De Martino appunto, la domanda che si pone è anche come mai il cristianesimo non sia riuscito a debellare completamente queste pratiche molto antiche di magia. Comunque, al di là di questo fatto, che pure mi incuriosiva, ho letto qualcosa di, non tutto, perché i suoi studi sono enormi, le cose più interessanti di De Martino le ho lette e mi hanno stimolato a scrivere questo racconto. E anche, appunto, non ho voluto poi troppo analizzare il razzismo che pure c'era tra i soldati piemontesi nei nostri confronti, o comunque dei nostri antenati. Volevo precisare questo, perché il titolo poi l'ho esteso agli altri racconti, dove poi non c'è più questo elemento magico, però il filtro d'amore, appunto, la fattura, sono quei, cioè, l'esigenza da parte di persone, e non sempre persone ignoranti, c'è da dire, da queste maghe, non sempre vanno, ancora oggi, non sempre vanno solo persone ignoranti, contadini, eccetera, ma anche persone di un certo livello, che però ovviamente abitano in un certo entroterra, nostro entroterra. Oppure quando sono emigrati al nord, abbiamo anche qualche cosa, per esempio ricordo il ladro di biciclette, quando il protagonista va da una di queste maghe per farsi predire il futuro, perché lui era disoccupato, cercava lavoro, voleva sapere se la fortuna sarebbe arrivata. E quindi, però negli altri racconti, cioè l'aggancio che ho trovato, insomma, negli altri racconti è questo passaggio che nella vita dell'uomo esiste, per cui si ha bisogno, in un momento particolare della nostra vita, di quell'appoggio, di quell'aggrapparsi ad un, come posso dire, invisibile, che sì, ci spieghi, che può essere dolore, Dio, può essere l'innamorarsi di una donna o di un uomo. E poi nel terzo racconto c'è questa donna che scopre di stare in vecchia, che sta diventando vecchia, e quindi c'è questo passaggio, e l'ho ambientato nella Rivoluzione francese, cioè un'epoca proprio dove il passaggio dall'età medievale a quella moderna si svolse nell'arco di poco tempo, e quindi mi incuriosiva quella... Vediamo proprio questo discorso che stavi facendo, no? E penso che sia coinvolgente anche per ciascuno di noi questa idea, cioè l'idea che ed è quello poi il filo rosso dei tuoi racconti, no? Il fatto che il destino è qualcosa che in qualche modo ossessiona tutti quanti noi. Perché noi spesso ci chiediamo, determinati eventi sono frutto del destino? Esiste un destino già scritto per ciascuno di noi, che magari possiamo cambiare o in forma primitiva con le fatture, o in forma più evoluta con la fede in Dio, o anche con il cercare il possesso della realtà attraverso la ragione, quindi un razionalismo esasperato che ci porta ad aver fiducia solo in ciò che tocchiamo, solo in ciò che vediamo. Però è interessante la domanda che tu hai posto, no? Come mai il cristianesimo non ha vinto queste sacche di resistenza magica? Ancora oggi noi abbiamo delle persone che purtroppo si rivolgono ai maghi, tu dicevi prima, e non sono necessariamente le persone più ignoranti, ed è vero che non sono le persone più ignoranti, perché molte volte le persone, addirittura abbiamo sentito che alcuni nostri senatori e ministri avevano la donna che gli faceva l'oroscopo,
Cioè loro, prima di andare nella Camera a votare una legge, dovevano andare da colui che gli faceva l'oroscopo, e hanno detto anche i nomi tempo fa. Chiaramente immaginatevi che cosa significa essere governati da persone che affidano le decisioni della Camera a un oroscopo, a quello che emerge dagli aruspici che venivano utilizzati in passato, no? In passato si usavano le ossa del pollo, che venivano gettate in un certo modo a seconda della posizione che prendevano, la persona pensava che diciamo ci sarebbe stata la fortuna o no. Però la domanda perché il cristianesimo non è riuscito a vincere questo, io credo è perché il cristianesimo richiede un impegno personale, richiede un sacrificio, richiede un coinvolgimento dove la persona deve sacrificare a volte quelle cose che gli fanno più piacere. Piacere come istinto, perché in tutti i racconti, e io dico in tutti gli uomini, esiste quell'aspirazione al trascendente, che come diceva la piramide di Maslow, no? Che alla punta della piramide noi abbiamo l'autotrascendenza, l'autotrascendenza è innata in ciascun uomo, al di là della fede. Allora, noi andiamo dalle grotte di Altamira, dove l'uomo cercava di avvicinare la divinità dipingendo enormi bisonti, no? Dipingendo delle stelle, dipingendo qualcosa che in qualche modo potevano afferrare la divinità, fino agli dei dell'Olimpo, della religione greca, e noi sappiamo che avevano però i sentimenti nostri umani, l'invidia, la rabbia, e poi fino ad arrivare alla veramente rivoluzione del cristianesimo, che ha posto l'uomo al centro. L'uomo al centro perché incarnandosi Cristo ha rivoluzionato quell'idea che il destino dell'uomo non è nelle sue mani, non è in suo potere. Invece noi sappiamo esattamente il contrario. Noi sappiamo che non esiste un destino. Siamo noi che costruiamo il nostro destino, giorno dopo giorno, con le scelte che facciamo. Infatti, proprio per queste scelte, nel secondo racconto di Maurizio, noi, è un po' doloroso questo secondo racconto, doloroso anche per noi che insegniamo in una scuola e ci confrontiamo tutti i giorni con la realtà adolescenziale. Se voi avete sentito questo gioco stupido della balena blu che sta uccidendo tanti ragazzi, fino a qualche settimana fa erano già morti 157 adolescenti, e questo gioco al massacro è stato ideato da un ragazzo che studiava psicologia, chiaramente uno psicotico, perché sono due le categorie, non lo dico per difendere la mia categoria essendo io stessa psicoterapeuta, ma nel momento in cui noi abbiamo di fronte una persona che studia psicologia, di solito ci sono due categorie: quelli che studiano psicologia perché vogliono aiutare gli altri e quelli che studiano psicologia perché vogliono risolvere i propri problemi. Questo ragazzo evidentemente ne aveva diversi, perché questo gioco al massacro che cosa coinvolge nell'essere umano? Che cosa coinvolge negli adolescenti? Infatti, se voi notate, in questo secondo racconto di Maurizio si sente proprio questo dolore degli adolescenti quando si trovano a dover vivere dei conflitti che non sono i loro. Questa ragazza che dice, per lei, per la madre, io sono quasi una scimmietta che deve fare saltare da un lato all'altro della gabbia. Va tutto bene? Quanto è bella la vita? Ma non è vero, no? Perché non è bella la vita? Perché io ho diritto di chiedermi che diavolo ci sto a fare qui, ma ci sarà qualcuno che mi prende sul serio? Mia madre torna stanca a casa, va a dormire, e se provo a svegliarla per parlare con lei, mi risponde che non è il momento adatto. E questo è doloroso, perché noi ci chiediamo, quando leggiamo queste frasi, se anche noi con i nostri figli agiamo allo stesso modo, se anche noi magari non abbiamo tempo per parlare con loro, per capire qual è il disagio profondo che a volte li attraversa. Io non so se Oscar ha preso un brano di questo secondo racconto. Sì, volevo questo brano che ora lui leggerà, e invece ho voluto un po' sfiorare, diciamo, l'aspetto della difficoltà di questo personaggio di inserirsi nella società. Cioè, come dicevo prima,
sempre questo passaggio, questo momento che i miei personaggi non, poi in realtà non riescono a superare. La foto. Se lo aveste veduto camminare per strada, da quella sua strana andatura, con il capo naturalmente incavato nelle spalle ed il corpo ridicolmente proteso in avanti, avreste tratto l'impressione di un uomo senza personalità, che trascinava stancamente la sua vita. Frequentava pochi amici, più per abitudine che per interesse. Lo giudicavano un tipo per bene, gentile, anche se introverso. Non era un conoscitore delle regole sociali e non sapeva muoversi in quel mondo di ipocriti di cui subiva la presenza, ma non ne sentiva attratto. Permaloso, certo, non comprendeva né tantomeno se né si immedesimava nei problemi degli altri. Era incapace di mettersi in mostra e in una discussione non era in grado di prendervi parte. Da bambino non aveva mai fatto a botte ed ogni volta che cercava di rimuovere quell'odioso ricordo, la sua memoria gli riproponeva immagini e scene precise in cui avrebbe dovuto reagire e una forza soprannaturale glielo impediva. Non aveva mai avuto voler ricordare non solo quelle sensazioni provate nell'infanzia, ma i vari momenti vissuti in quell'età. Lo destabilizzavano. Non si chiedeva neanche il perché. Era così e basta. Era difficile per lui misurarsi con la realtà. I problemi che ne scaturivano erano insormontabili. La gente con la quale quotidianamente aveva a che fare la trovava insopportabile. Una ricerca spasmodica di una vita senza ansie e fatemi lo conduceva inesorabilmente in un'esistenza inutile, che odiava. L'odio cresceva e provava repulsione verso quella società. Sì, questo è il racconto che un po' appunto mette con cui ho voluto mettere in evidenza, appunto. In realtà poi la cosa scaturisce, perché il titolo La foto, perché questo personaggio scopre di non volersi mai proporre neanche in una fotografia, cioè aveva proprio una idiosincrasia, direi, verso il farsi fotografare in quest'epoca in cui noi poi in realtà c'è venuta questa mania della foto in ogni luogo, quindi mi ha fatto scattare questa cosa, questo nostro desiderio continuo di apparire dappertutto, cioè, e di far sapere agli altri dove siamo, che cosa stiamo facendo, nello stesso momento in cui lo stiamo facendo. Mi ha fatto scattare l'idea di questa storia. E poi non dico altro, perché il racconto è già breve, dico pure il finale, finisce tutto. Invece per tornare a De Martino, io ci tenevo anche a mettere in rilievo questa cosa, cioè che in realtà noi ci siamo anche sentiti, noi meridionali, ci siamo sentiti inferiori per questa cultura della magia, della predestinazione, della premonizione, senza appunto considerare che è una cosa sia naturale nell'uomo, magari in noi è maggiormente marcata, e che è antichissima e che risale, appunto, come dicevamo prima, in culture antichissime. Quale altro racconto? La fuga. L'ultimo racconto si aggancia, ho voluto scandagliare anche la realtà adolescenziale, alla quale poi sono attaccato, come è attaccato ognuno di noi alla propria adolescenza. E qui c'è anche l'aspetto del sogno premonitore, cioè c'è questo sogno premonitore che fa la ragazza e che farà, purtroppo darà una svolta tragica alla vicenda.
la fuga. Guidava la sua auto su una statale stretta, con il buio assoluto. La ragazza al suo fianco non proferiva parola, ma non sembrava aver paura. «Domani parto», disse lei, infrangendo un silenzio fastidioso. «Stai scherzando», disse Marco con un motto di stizza. «No, è vero», troncò scocciato. «Così, di punto in bianco», disse accelerando su un lungo rettilineo, «senza avvertirmi prima. Tanto non saresti stato d'accordo comunque», sorrise in modo ironico. «E non correre. Se ti ci porto a casa, sta tranquilla», rispose piccato, «sana e salva». «Oh, ma perché di ogni cosa devi fare una tragedia?» «E dove te ne vai?» chiese risentito. «Ad Amsterdam». «Non me l'hai detto perché avevi paura che potessi chiedere di accompagnarti?» «E che fai, geloso? Con chi vai?» chiese con tono severo. «Con un'amica. Naturalmente non la conosco. Claudia». «Stronza la tua amica. L'ho incontrata qualche giorno fa e non mi ha detto niente». Stavano andando alla solita masseria, dove un gruppo musicale jazz teneva un concerto. Lì c'erano gli amici di Elena. Non amava la musica jazz. L'aveva accontentata solo per avere la possibilità di parlarle. Ma aveva sbagliato. Arrivati prima dell'inizio del concerto, incontrarono gli amici. Non poteva considerarli tali perché i suoi amavano un altro genere, la progressive. Si meravigliava di essersi messo con Elena. L'aveva sempre saputo che le piaceva il jazz. Immaginava che la sua ragazza dovesse amare la sua stessa musica. Non era così. Maledizione. Ma che ci sto a fare con lei? Che ci sto a fare qui? L'attesa del concerto, gli amici insopportabili, lo rendevano insofferente, anche perché la notizia della partenza di Elena l'aveva fatto arrabbiare davvero. Uscì dalla sala dove si doveva esibire la jazz band e l'antica masseria era circondata dagli ulivi. Cominciò a camminare, ma il silenzio che lo avvolgeva non riusciva a calmarlo. Voleva tornare a casa. Tornò sui suoi passi, entrò in macchina, accese l'autoradio. Il tempo passò lentamente, fino a quando Elena non riapparve, parecchio incazzata. «Ma sei impazzito? Sparire così senza motivo? Ah, che bella figura di merda!» «Non me ne fotte niente». Accese la macchina e sgommò via, tra le imprecazioni di coloro che stavano davanti all'uscita del parcheggio. Elena era incredula. Decise di non dire nulla. Sulla strada del ritorno non si parlarono. Lei ogni tanto gli diceva di andare piano, niente di più. Arrivarono sotto il portone di casa di lei e non appena scese dalla macchina quasi non le diede il tempo di richiudere lo sportello e ripartì con la solita sgommata. E lei rimase impietrita. L'auto di Marco scomparve dietro l'angolo in un attimo. In questo racconto, secondo me, questo racconto ci fa riflettere sulla impossibilità di dirigere la propria vita secondo un canone stabilito. A volte seguire gli impulsi, e i giovani purtroppo fanno le spese maggiormente di questo, no? Seguire gli impulsi, quindi correre a 200 all'ora, quasi in un desiderio di sfidare il tempo, di sfidare lo spazio, e noi sappiamo anche tanti giochi adolescenziali, camminare con la macchina a folle velocità con i fari spenti, riuscire quasi a sfidare con la velocità lo spazio luce e quindi riuscire ad arrivare lì dove nessuno può arrivare, quindi quasi sentirsi invincibili, quasi possedere la materia, fa sì che in questo racconto, la fine di questo racconto, sia la fine di tanti giovani. Nel momento in cui si schianta, si rende conto che tutto è finito in un attimo. E qui abbiamo un po' la riflessione su quanto la vita sia, in realtà, se non viene vissuta con certi valori, in un certo modo, diventi una corsa contro il tempo. Ciascuno di noi ha i suoi impulsi, ma se questi impulsi non vengono dominati, non vengono orientati,
la persona si trova a dover gestire quasi una storia impossibile, perché la vita diventa una girandola di scelte che invece di costruire distruggono. Ed è proprio per questo che con Maurizio pensavamo di coinvolgervi in qualche domanda. La prima: secondo voi esiste il destino? Noi abbiamo visto questo soldato piemontese che quasi si sente soggetto di un destino avverso. Ma adesso chiediamo a voi: secondo voi esiste il destino? E poi che cosa pensate di questa sfida contro il tempo, di questi giovani che vivono questa illusione di un attimo e poi si trovano a gestire delle situazioni più grandi di loro? Ci farebbe piacere sentire la vostra voce. So che non è facile, però siamo un piccolo gruppo, no? E quindi come piccolo gruppo, come amici, no? Che si confrontano su determinati argomenti. Che cosa pensate del destino? Voi ci credete? Dipende dalle circostanze, a volte sì, a volte no. Quindi è come la famigerata domanda: chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Allora uno dice: quale di due? E il destino, a volte uno dice: lo cambio io, doveva andare questa situazione in questo modo, però io lo cambio. Dal momento che tu l'hai cambiato, sei artefice di quel destino, perché hai effettuato un cambiamento. E quindi come fai a capire se quel cambiamento era già destinato? Scusate il giro di parole, però penso di essere stata chiara. La signora crede nel destino. Ma poi era qui. Perché se pensa che addirittura facendo, operando un cambiamento, no? Esatto. Lo stesso cambiamento è diciamo frutto di un destino che già prevedeva questo pensiero, quindi lei crede nel destino. Qualche altra risposta? Chi ci crede nel destino? Se ci credete? No, dietro, no. Cosa vuol dire? Che vuol dire no? In che senso a volte? Quando sì e quando no? Quando mi va bene, e a seconda della riuscita, certo. Dice: meglio crederci quando va bene, che c'è un destino di bene già predestinato. Su questo discorso del destino, che è molto, ancora molto sentito qui da noi al sud, e come dice lo stesso De Martino, cioè è agganciarsi a una sicurezza, avere delle certezze. Sì. E qual è la certezza? Un bambino che muore a 3 anni, è un destino negativo. Chi gliel'ha scritto questo destino? Subentra la consolazione, no? Il volersi consolare con se era destino. No, a me non mi consola questa cosa. Personalmente non mi consola. Sì. Anzi, mi fa arrabbiare, no? Però chi ha scritto questo destino di morte? Questo ora apriamo un interessantissimo discorso, perché proprio De Martino fu premiato, ebbe un premio Viareggio tra l'altro nel 56, non 58 sbaglio, in cui, cioè con un suo studio sul senso della morte, qui nel sud, l'elaborazione del lutto tipico delle nostre popolazioni, l'estrinsecazione del dolore al momento proprio anche del funerale. Lui assistette proprio personalmente, sette molto tempo, soprattutto in Lucania, ad assistere a rituali di questi funerali. E appunto lì è il destino, è il fatto consolatorio, cioè era destino che dovesse succedere. Però tieni conto che qui è nei ceti più popolari che devono affrontare proprio quotidianamente la durezza della vita. No, secondo me in qualsiasi ceto c'è l'idea. Beh, è più difficile nei ceti alti, dove diciamo, sai, la ricchezza dà maggiore sicurezza, dà maggiore
senso, proprio voglia di vivere, come possiamo dire. Invece i ceti più poveri, dovendo affrontare giorno per giorno proprio le difficoltà, la fatica, eccetera, hanno elaborato questa. Anche, questa è anche la spiegazione che dà De Martino. Sì. Posso? Sì, come? Certo. No, io penso che se pensiamo al destino come qualcosa di già scritto e lo personalizziamo, ovvero io penso che ho un destino, quindi qualsiasi cosa che possa fare in realtà è stata già scritta, è stata già decisa da qualcun altro, che sia il caso o un'entità soprannaturale, Dio, alla fine io mi riduco ad accettare passivamente tutte le azioni e cioè, gli avvenimenti che accadono appunto nella mia vita. Quindi secondo me chi crede fatalmente nel destino è semplicemente chi si abbandona passivamente alla vita e non prova neanche a reagire o a cambiarla, perché è già disperata e sa che andrà per forza in una senza variazioni. Mentre secondo me non crederci significa non accettare sempre una cosa appunto negativa, perché alla fine cioè, ci si pone appunto la domanda quando va bene e quando va male. Quando va bene nessuno pensa vabbè doveva andare per forza così, quando va male ma poteva andare in un'altra maniera, poteva andare meglio, poteva andare peggio, certo. Quindi penso che di fronte a un evento negativo, traumatico, iniziamo a chiederci se esiste o meno il destino e, quindi secondo me il destino non esiste e non dovrebbe esistere per nessuno di noi, nel senso che una volta che nella nostra vita accade qualcosa di drammatico, negativo, dobbiamo accettarlo e pensare a come poteva non succedere. Nel caso del bambino di 3 anni, come poteva non morire il bambino? Mi viene in mente la tragedia del 12 luglio, era destino? Poteva non succedere? A parte di chi è la colpa, questo non mi interessa, ma poteva non succedere, era destino davvero o avremmo potuto evitarlo? Certo. No, io mi trovo d'accordissimo con questa idea, perché tra l'altro, se voi ci pensate, anche nel buddismo, no? Esiste l'idea del karma e del dharma. Il karma è quello che è scritto per ciascuno di noi, il destino già scritto. Allora i buddisti dicono l'uomo poi deve seguire con la propria volontà un dharma, cioè la capacità con la propria volontà di mutare, di cambiare questo karma già scritto per lui. Però dal punto di vista cristiano, quindi non da buddista, io dico anche di più. Noi dobbiamo renderci conto della presenza del male. Diceva San Paolo, no? L'iniquità è già all'opera, nel senso che il male nel mondo esiste. Così come esiste il caso. Io ho aiutato nell'elaborazione del lutto 2 famiglie che avevano perso i figli, una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 21. No? E nel momento in cui un genitore si rende conto che è sopravvissuto al figlio, non c'è nessuna parola consolatoria che possa servire per, diciamo, orientare la sua mente verso un destino già scritto, è andato meglio così. Io anzi mi arrabbio quando qualcuno, ma che ne sai che cosa sarebbe diventato, no? Dico io, avventatevi contro chi vi dice una cosa del genere, perché noi purtroppo dobbiamo renderci conto che il caso esiste, che la malattia fa parte della vita come la gioia e che tutti quanti, tutto il genere umano è sottoposto alle stesse situazioni, no? Nel senso che la malattia, la morte, gli eventi fanno parte della vita di ciascuno di noi. Poi proprio questa volontà che dicevi, no? Di non arrendersi quando succedono determinate cose, fa sì che noi possiamo mutare le situazioni, perché nel momento in cui, diceva George Bernard Shaw una frase bellissima, dice gli uomini veramente forti sono coloro che cercano le circostanze favorevoli e quando non le trovano le creano. È nella nostra capacità quella di creare determinate situazioni, appunto cambiando determinate cose,
parlavi dell'incidente del 12 luglio, come pure di tante altre situazioni. Voi avete sentito, penso, di tutti quei bambini che qui ad Andria si stanno ammalando di leucemia. Ma noi come facciamo a dire che c'è un Dio che ha detto che a 2 anni debbano essere sottoposti alle cure contro il cancro al cervello o contro la leucemia, e non invece pensiamo a tutti i rifiuti tossici che magari sono stati seppelliti nelle cave di pietra dismesse fra Andi e Trani, e se raggiungono la falda acquifera sicuramente inquinano? Come non facciamo a pensare a determinate altre situazioni che vengono immesse nel mercato in maniera fraudolenta? Avete visto le ciliegie che adesso sono arrivate tutte nello stesso momento, grosse, rosse, quasi metallizzate? Hanno all'interno una sostanza che si chiama Dormix, la quale è fortemente nociva per l'uomo. Dal momento in cui l'uomo mangia quelle ciliegie, se ne mangia anche, voglio dire, una decina, procura al suo corpo un danno. Dopo le vado a buttare. Se sono quelle, sicuramente conviene buttarle. Non mangiamo niente, basta. Se voi notate, queste ciliegie che stanno quest'anno, che hanno queste caratteristiche, sono del tutto insapori. Non sono dolci, non danno di niente, no? Ed è strano, perché la ciliegia di solito racchiude almeno un po' lo zuccherino, no? Invece non danno di niente, perché sono state fatte maturare con questa sostanza 20 giorni prima della fioritura normale, in modo tale che le hanno immesse nel mercato, le hanno vendute e hanno fatto crollare i prezzi, e nello stesso tempo stanno facendo del male agli uomini. Quindi un po' c'è questo filo di tristezza anche in qualche racconto di Maurizio, no? Perché questo filo di tristezza in realtà è qualcosa che fa parte della vita. Quando noi ci dobbiamo confrontare con l'umano e a volte con le sue perversioni, ci viene quel filo di tristezza. Infatti nel racconto della confessione lui parla di quest'uomo che è alla ricerca di Dio perché spera che qualcuno possa dargli una risposta risolutiva, ma in realtà non la trova neanche dal sacerdote, perché la risposta risolutiva noi dobbiamo trovarla all'interno di noi stessi, perché in ciascuno di noi, creato immagine e somiglianza di Dio, c'è questo aggancio con il divino. E nel momento che noi ci agganciamo nel modo giusto, in realtà quel divino che è in noi ci collega con Dio, che io per fede, chiaramente parlo della mia fede personale, ma non la impongo a nessuno, ma io credo veramente in questo, io credo in un'unica predestinazione, quella che è scritta nella Bibbia, no? Tutti gli uomini sono predestinati alla salvezza. Questa è l'unica predestinazione in cui io credo, tutto il resto penso viene nelle nostre mani, e noi dobbiamo essere in grado di far, diciamo, di cambiare, di far crescere l'umano nel modo migliore. No, io volevo ritornare sull'aspetto della magia, no? Di come poi la gente, soprattutto i contadini, anche rispetto alle aspettative del buon raccolto, che andavano a chiedere come si può dire, l'oracolo di queste maghe, che non sempre erano donne, però c'erano anche i maghi, e ci andavano più volte, anche quando, cioè soprattutto quando poi quello che diceva la maga o il mago non si avverava. E allora questo mi stupisce, cioè è una cosa che non riesco a spiegarmi, perché cioè tu uno fa il tentativo, voglio dire, quindi c'è una credenza, qui De Martino studia questo aspetto di questa cultura, questa credenza profonda, cioè per tornare più volte dallo stesso mago, per cambiare la realtà, anche la negatività, se uno pensava che era il vicino che gli trasmetteva la sfortuna, allora andava dal mago per cercare di rompere questa negatività. È una credenza profonda. Ora mi riaggancio al discorso del destino, che il cristianesimo non è riuscito
a sradicare. Ma non riesce a sradicare finché la persona non si mette in discussione. Sì, ma io mi riferisco soprattutto a quelle zone dove, dove sono rimasti parecchio arretrati, cioè, diciamo la verità, e dove non hanno capito poi quello che dicevi tu, il senso filosofico proprio del cristianesimo, non lo avevano capito. E quindi... Va bene, noi chiediamo se c'è qualche domanda, perché sennò vi annoiate a sentir parlare sempre noi. C'è qualche domanda? Se abbiamo incuriosito qualcosa di questi... di quello che abbiamo detto, diciamo, no? Su questo, diciamo, discettare sul libro, perché in qualche modo vi stiamo spiegando un po' che cosa troverete all'interno di questo libro. Questi racconti che senso hanno? C'è qualcosa che suscita il vostro interesse? O ve ne andate pieni di domande? Diciamo, almeno prima credevamo che esisteva il destino, adesso, oppure ci potevamo mangiare le ciliegie, adesso io continuo a mangiare perché mi piace. Dopo, sì, se devo morire, vuol dire che dovevo morire. Questo è un aspetto. Questo è un aspetto. Destino, no? Se devo morire, se devo morire. Io per esempio, io ci credo al destino. Perché va tutto, finché va bene, finché va male, diciamo, cioè quando va bene non pensi che deve andare male, però quando va male dici, ma era destinato. E vabbè, ma chi l'ha scritto questo destino? Nessuno, la inventiamo noi, facciamo noi, perché tipo, signore lì che ha detto il discorso che sono morti quelle persone lì, per me è un destino quello lì, perché scusa, uno dice vado, poi non va più, si è salvato, cioè. Nei miei amici dovevo andare in quel treno, non è più andato e vive. L'altro dice vado adesso a fare gli esami come poteva andare 2 ore dopo, certo. Ed è morto. Cioè, secondo me è destino quello. Secondo me è un caso. No. Però ognuno di noi, diciamo, sì, è giusto, ognuno la pensa a modo suo. Per me è destino. Devo intervenire. Cioè, uno fa l'incidente, fa 300 metri, si alza in piedi, sta bene. Uno batte così, muore. Perché? È un caso. Sì, una casualità. La casualità fa parte della nostra vita. Noi dobbiamo essere attenti. Cioè uno che spinge e che muore sotto un treno è un caso. È un caso. Cioè non è uno che ti vuole male e ti ha spinto nel... Sì. In quel caso... In quel caso, una persona che ti ha voluto male e ti ha spinto, ma non era già scritto che tu saresti morto per mano di uno psicopatico. Tipo vedi le fatture, eccetera. C'è chi ci crede e chi non ci crede. Io non ci credo alle fatture. No, però a volte ti viene il pensiero di dire perché la gente va lì, però se chi si fa pagare è di mestiere, chi non si fa pagare non è, diciamo, è una persona che magari ti vuole aiutare. È meglio non andare perché le fatture sono sempre collegate col male. Tipo una persona che va più volte, è molto bravo il medico a saper recitare la persona. Certo. Imbrigliarlo. Sì, ma perché l'uomo fondamentalmente è debole, ma c'è chi è più forte, c'è chi è più debole. Beh, ma le TV, per esempio, le TV private, no? Certo. Pronto, io secondo te mi devo sposare? La signora, lei fra 2 anni si sposa, quella lì fra 2 anni è già separata, perché già si è sposata già prima, cioè, secondo me, io dico che è un destino. Noi sappiamo quando siamo nati. E non riusciamo a capire quando dobbiamo morire, cioè, perché secondo me è tutto scritto. Perché uno nasce nero e l'altro nasce bianco? Perché secondo me ci sono delle... Adesso è successo patatrac, no? Che le razze si stanno mescolando. E che non è neanche giusto questo, perché se il Signore ha fatto il bianco, il verde, il giallo e tutto il resto, secondo me è così. È la stessa cosa il destino. La razza non esiste, no? Cioè, voglio dire, la razza è un'idea antropologica che hanno utilizzato a un certo punto della storia, no? Però è stato ognuno al suo posto, giusto? Te l'ho capito? Ognuno è stato al suo posto, nel senso che uno è nato lì, quello è il destino, secondo me. No, non è un destino, cioè se uno nasce in Africa con la pelle nera, è perfettamente uguale a me, sono qui. Ma io non sono contrario a questo, però voglio dire, non è una questione, cioè non c'è una differenza di razza, esiste una differenza di colore della pelle, punto. Sì. Perché poi comunque, o di cultura, questo ci differenzia, no?
cioè la cultura. Io non potrei sposare un africano che considera la donna un essere inferiore, un essere diciamo buona soltanto a partorire figli e ad accudire l'uomo. Non lo posso accettare come cultura, come non cultura, perché lui sì. ha la pelle nera. Sì, però lo puoi sposare lo stesso. Certo. Se la persona piace. Certo. Perché no. La cultura, la sua cultura a me dà fastidio, solo il pensiero mi dà fastidio. Sì, che un uomo possa considerare una donna un essere inferiore, una donna possa essere solo pronta e buona ad accudire l'uomo nelle sue necessità o a partorire figli. Come pure noi vediamo in alcune culture, anche la cultura ebraica, che pure è una cultura evoluta, la donna non può accostarsi ai testi sacri, o la donna non può essere rabbino, per dire, no? Gli ortodossi. No, cioè... gli ebrei non possono... No, dico gli ebrei ortodossi. Gli ebrei ortodossi, ebrei ortodossi, certo, non quelli riformati, perché quelli riformati hanno cambiato alcune cose. Cioè, voglio dire, è la cultura che ci distanzia dagli altri, non il colore della pelle. Io, per esempio, molte volte, diciamo, ho dovuto vedere con orrore alcune mie amiche che hanno sposato dei musulmani che erano occidentalizzati inizialmente. Una mia amica che ha sposato un musulmano che studiava ingegneria a Bologna, poi si è laureato e la stava in Italia da circa 10 anni, e a distanza di 3-4 anni, cioè dopo 3-4 anni di matrimonio, lui è tornato per visitare i genitori e quando è rientrato a Bologna aveva una testa completamente diversa. Ha cominciato a maltrattarla, ha cominciato a educare i figli a parlarle in un certo modo. Quindi voglio dire, che cosa è cambiato in questa persona? C'è stato un aggancio con la sua cultura. Perché ognuno di noi, quando si parla di cultura, non è solo quello che noi abbiamo nella mente, che pure... diciamo è un'evoluzione, ma è anche ciò che è inconscio, ciò che noi assorbiamo dai nostri genitori nel momento in cui fanno le cose più semplici, nel momento in cui mia madre si fa il segno di croce prima di mangiare o diciamo serve a tavola, io già imparo e diciamo mi adeguo a una cultura, è chiaro, è quella la cultura. E allora noi dobbiamo stare attenti a questo tipo di cultura, cioè noi dobbiamo stare attenti a far evolvere la nostra cultura verso non solo il rispetto della persona in quanto tale, persona portatrice di valori universali, portatrice di cose positive. Questa è la crescita. Ecco perché io credo molto nei libri, credo molto nella cultura, credo molto nello studio, credo proprio in questa capacità che ha l'essere umano di potenziare se stesso. Ecco perché non credo nel destino. Perché ma io non ho detto che ci credo nel destino, io mi pongo quella domanda, ho fatto l'esercizio certo. Uovo della gallina, che ridicolo. Sì. Però cioè io tuttora me la pongo questa domanda. Ecco perché ma ognuno di voi poi la risposta la dà in base alla sua fede, no? Perché è così. Cioè io che sono credente, credo che la mia vita è presente a Dio, cioè nel senso che credo in una creazione da parte di Dio. E ci credo fermamente anche diciamo in questa interazione che noi abbiamo col divino, così come io sto vedendo voi adesso. Io dico molte volte in maniera paradossale, forse credo più in Dio di quanto vedo Rossella in questo momento, no? Nel senso che io vedo questa stretta unione del visibile e l'invisibile di ciascuno di noi. Ci credo non solo fermamente, ma penso che gran parte dell'infelicità dell'uomo di oggi nasce proprio da questa da questo mancato agganciamento ai valori. Lo diceva anche Jung, che diciamo è stato un grandissimo psicoanalista svizzero. Lui diceva che se noi all'uomo gli togliamo l'idea dell'infinito, lo gettiamo nel nulla, nell'infelicità totale, perché togliamo all'essere umano una grande capacità, che è quella dell'autotrascendenza. Allora, ognuno di noi, e Sant'Agostino a questo riguardo diceva: nel cuore dell'uomo c'è un buco, un vuoto che solo Dio può colmare. Allora, Jung ci parlava dell'uomo orientato teleologicamente, no? Cioè il telos sarebbe il fine ultimo dell'uomo, e allora l'uomo orientato in questo fine ultimo. Chiaramente, tornando a quello che diceva Maurizio prima, in queste sacche del sud, dove l'evoluzione ci è arrivata poco, dove si cerca ancora una spiegazione
quasi naturale delle cause della vita, allora esistono questi filtri. Ma no? Infatti, scusi, ma anche in un mafioso c'è una profonda fede. Noi abbiamo visto nei mafiosi. Ma è una parata, perché non uccidere, inchioderà quando sarà davanti. I comandamenti sono quelli, cioè è un controsenso, certo. Uno si lega fortemente, ma perché l'uomo in sé ha bisogno di credere in qualcosa, sia nel bene che nel male. Certo. Quindi quelli fortemente credono in qualcosa anche quando esercitano il male. Certo. Cioè, questo è un dato di fatto. Io comunque sono più sudista di te, mi rendo conto, da quello che dicevi prima. No, sono più, cioè difendo di più i nostri valori, nel senso che forse perché mi è capitato di andare a parlare al nord diverse volte, e anche se io non facevo un discorso nord-sud, vedevo a volte questa, come devo dire, questa altezzosità nei nostri confronti, no? Infatti io mi sono trovata a dover ribadire che la cultura parte dal sud, no? La cultura bizantina, dopo si è estesa su. Immaginatevi che vicino a Napoli, se non sbaglio proprio San Martino si chiamava il posto, adesso non ricordo bene, c'era la prima industria della seta, cioè la prima industria della seta. Noi producevamo dei tessuti di seta che erano esportati in Francia, vicino a Napoli. Ed era organizzatissima come noi abbiamo avuto la prima ferrovia, a Napoli c'era la prima ferrovia, in Puglia era un connubio di arabi, ebrei, e quindi la cultura bizantina era qui. Quindi io, quando mi capita di andare al nord, assolutamente non mi sento inferiore. Non voglio dire che mi sento superiore, perché il problema è che loro si sentono superiori. Ecco perché io difendo la globalizzazione. La globalizzazione ne hanno avuto di male. No, io dico, ti dico questo. Io ho tantissime amiche e amici del no, tantissimi proprio, che però sono persone intelligenti. No, vabbè, però ti assicuro che quando capita di parlare in un grosso uditorio, dove ci sono quelli, non voglio fare un discorso politico perché non mi interessa in questo momento, però ci sono quelli che guardano noi del sud, come ci sono tanti libri anche che parlano dei maestri del sud che sono costretti ad andare a insegnare al nord, li vedono con questo pizzico di altezzosità. C'è questo discorso, guarda, io l'ho sperimentato, e quindi è un qualcosa che a volte irrita. Sì, però che un uomo si senta superiore a un altro penso che sia una cosa abbastanza comune. No, io stavo parlando del discorso che faceva Maurizio nel racconto dei piemontesi, sì. No? Che parlano di quella donna, questa terrona, no? Questa terrona. Vabbè, che allora cosa vuole, anche i romani, no? Diciamo, sono comportati come i piemontesi, sì, millenni fa. No, e noi eravamo romani. Vabbè, purtroppo quindi anche noi lo siamo stati. I romani, cioè. I romani erano i romani. Noi, fuori di Roma, eravamo la gente italica, cioè questi i primi storici, no, della storia d'Italia, diceva che c'era questa distinzione, Roma e Romani, e tutto il resto dell'Italia era la gens italica, cioè loro si sentivano superiori, e lo erano sotto certi aspetti, come costruzione, come evoluzione, come ma non solo, anche come costruzioni ingegneristiche. Noi, se si va in Inghilterra, ci stanno ancora i ponti costruiti dai romani, no? Un ballo di Adriano. Cioè, voglio dire. Quindi, oppure certe evoluzioni che effettivamente adesso stanno scoprendo le nostre, come si chiamano, le nostre spa, utilizzano il pensiero dei romani, del tepidarium e del cacciolario. Va bene, noi non vogliamo trattenervi oltre, speriamo di lasciarvi con qualche domanda. E con la curiosità di leggere il libro di Maurizio, a cui facciamo un grande applauso. Ci auguriamo che questo sia, diciamo, solo uno dei tanti successi. Dovrete sopportarvi ancora. Noi speriamo, insomma, perché quando uno scrive è veramente una fatica enorme, perché c'è sempre sicuro. Quella. Bene. Allora, grazie a tutti quanti voi.